Comunque, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita. Siamo finalmente tornati sulla serie principale del canale, che muore subitissimamente. Ragazzi, prima di lasciare dislike a questo video, vi dico una cosa. Se vedete questo portale dell'End, non so perché, ma sono passati in questa grotta. L'ho visto, ho detto, ma perché c'è del magma lì, c'è della lava? E c'era un portale dell'End. Non so, forse un bug, perché si è generato qui così, non so perché, ma forse non aveva, non c'era, non lo so. Comunque non l'ho fatto io, ve lo giuro ragazzi. Quindi, io ci ho messo un pochino, ma ho preparato tutti degli occhi di End. E adesso andiamo a piazzare l'ultimo. Non andremo a uccidere il drago in questo episodio, ma tranquilli che ci andremo in un altro. Quindi andiamo a piazzarlo e voilà! Allora ragazzi, in questo momento io non so assolutamente dove mi trovo. Quindi penso che la via per ritornare a casa, sì, è lì sopra proprio, è proprio. Ah, come vedete ho un pacchetto texture, me lo sono comprato, e questo pacchetto, a parere mio, è bellissimo, perché rende le cose molto realistiche. Infatti guardate anche là come si vede l'acqua e tutte queste cose bellissime. Non ci vedrete tanto voi, ma neanche io, perché sono in una galleria acquatica praticamente. E quindi aspettiamo un po' e ritorniamo su. Comunque ragazzi, per la serie di Clash Royale, Clash Royale non ci ho più giocato tantissimo, devo essere sincero, però state tranquilli che la riporterò, non è finita la serie di Clash Royale, ok? Quindi state anche tranquilli. Ah, come vedete ho tutta l'armatura con mending. Ci è voluta un'eternità. Sapete quanti giorni ci sono voluti per fare l'armatura con mending? Ragazzi, per provare tutti i mending ci sono voluti 20 giorni, cari miei ragazzi. 20 giorni per trovare 4 libri del mending, incantando tutti i libri possibili. 20 giorni ci ho messo. Ah, ecco. E adesso ragazzi, ovviamente come vedete qua ci sono ancora i nostri cavalieri dell'apocalisse, state tranquilli che non sono spariti, ma voi dite oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a costruire la stanza delle pozioni, ragazzi. Sì, se sentite questo rumore c'è anche mio papà che gioca a Clash Royale, però vabbè, c'è pure il compagno di mia mamma che sta dettando, che sta leggendo. Qua ovviamente c'è il pozzo dove buttare le cose, se non vi ricordate come funziona, guardate, butto tipo dei lapislazzoli, pum! E questo pozzo li risucchia. Potrei metterci dell'acqua, però ma boh. Comunque, io, ragazzi, ragazzuoli, ho preparato qua del calcestruzzo qui. Ho preparato del calcestruzzo, dei blocchi di magma, perché proprio oggi andremo a fare la farm di pozioni, cioè la stanza delle pozioni. Ho preparato una bella area, bella grande, una bellissima area, come potete vedere, bella grandicciola, e qui andremo a costruire la nostra farm di pozioni. Qui c'è sempre il nostro mob grinder, che ovviamente funziona alla perfezione. Quanto ha prodotto? Però infatti ha prodotto pochissimo, perché ci sono venuto 2 o 3 volte io qui, perché non è un mob grinder, ma è un mob spawner, ragazzi, non un mob grinder, un mob spawner. Quindi
E stavo per buttare via lo spada, però. Quindi, adesso prendo i materiali, rimuoviamo tutte queste cose dall'inventario, parte piccone, spada, torce, blocchi e cibo, perché ci servono le patate, e prendiamo, niente, vado a dormire e ci vediamo dopo quando ho preso tutto. Ok ragazzi, ho preso tutti i materiali che ci serviranno. Come vedete con questa texture sono un pochino smorti, colori del calcestruzzo, sono un pochino, sì, comunque avete capito. Però, guardate, sono un po'... Non mi piacciono tanto i colori di questa texture, perché sono... Guardate il giallo com'è brutto. Però, andiamo a costruirla strato su strato con dei colori diversi, quindi... Partiamo subito in questo modo, con del calcestruzzo color magenta, così, e facciamo abbastanza ampia, non troppo piccolina. Poi dovremo andare a fare nel prossimo episodio, ve lo prometto che nel prossimo episodio facciamo anche la farm di pesca, e lì ragazzi farmeremo le peggio cose farmeremo, ve lo prometto. E... Allora, poi cosa possiamo prendere? Un po' di... scusate un attimo, Niente ragazzi, questo è il risultato esterno e secondo me è molto molto bello, perché... Boh, non so perché, però secondo me è venuto fuori una cosa abbastanza carina. Quindi rimuoviamo tutte le mie impalcature, l'ho fatto per aiutarmi nel costruire, appunto, nel costruire questa costruzione, non so come dire, però vabbè. E adesso utilizzeremo il calcestruzzo giallo per fare il pavimento, quindi... Pala super potente alla mano e si va a comandare con questa pala, perché veramente è la pala più forte di tutto il mondo. È la pala più forte che abbia mai vinto in tutto il mondo, guardate. Guarda che pala velocissima, mamma mia, sciotta tutto. Mamma mia, si è sciotta questa pala. Con un colpo tutti i blocchi, mamma mia, guardala che forte che è. Ma quella luce lì non fa tanta luce, cioè la luce non fa tanta luce, l'hai capita? La luce non fa tanta luce. Però adesso mettiamo 2 o 3 torce, che dopo ci aggiungeremo la luce. Ah, perché la sto muovendo? Ci va il calcio, anzi risparmia un pezzettino in più. E da qua facciamo tutto il pavimento. Quindi ci vediamo dopo quando l'ho fatto. Ok ragazzi, ho fatto anche il pavimento come potete vedere. Però adesso l'ultima cosa, bisogna aggiungere una porta e l'alambicco. Quindi vado a prenderli e ci vediamo dopo ancora. Comunque, craftiamo l'alambicco, quindi boom, boom, boom. E perfetto. Così. E poi ok, perfetto ragazzi, penso che ho tutto, perché qua ci vuole una porta e io ci metterei tipo del glass che ho preso là da casa, sempre così da mettere qui, perché vabbè un pochino di vetro ci vuole sempre comunque. Non glielo metto un po' di vetro. Poi gli ho piazzato tipo delle zucche di Halloween l'incudine. Io ci ho messo 19 lapislazzi a caso. E ovviamente l'alambicco. Questa incudine invece la teniamo per il prossimo episodio, che sarà in cui costruiremo la farm di pesce. Comunque per questo episodio è tutto ragazzi. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividetevi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina delle notifiche.
seguitemi su Facebook e Instagram. Quando vi essere anzitutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!